Buongiorno a tutti. La previsione di mente, vediamo le presenze. Lembo Marino. Presente. Mazzina. Presente. Lembo Ciro. Presente. Ciuccio. Presente. Romano. Presente. De Simone. Presente. Di Meglio. Presente. Dorazzi. Presente. Dottoriello. Presente. Federico. Presente. Bozzotre. Eccomi. Falco. Presente. Esposito. Presente. Siamo tutti presenti e quindi alle 10:05 si dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale. E andiamo. Scusa, Consigliere Dottore. Prego. Possiamo rompere nell'acqua, ovviamente pagata. Per carità, certo. Sì. Eravamo abituati a bere anche il caffè. Perché se c'è una resistenza, se una resistenza. Ho
Per esigenze di verbalizzazione vi chiederei poi successivamente di parlare un po' più forte e chiaro, magari al microfono, altrimenti non ci sento. Passiamo al secondo. Volevo fare una relazione sulla votazione. Certo, prego. La parola al consigliere Bri. Credo che sia molto. Sì. Allora, ringrazio i consiglieri comunali che hanno voluto segnare col mio nome la scelta per la carica di vicepresidente del Consiglio Comunale e quindi comunico la mia accettazione della votazione. Accettazione che però non significa assolutamente modifica o variazioni alle mie valutazioni, al mio punto di vista su quello che è l'istituto della Presidenza del Consiglio Comunale. Rimane fermo per me il concetto che la Presidenza del Consiglio debba essere affidata ad un esponente dell'opposizione, della minoranza, per garantire soprattutto quel criterio di terzietà che dovrebbe avere il Presidente di una assemblea elettiva. Essendo questo Consiglio Comunale assemblea elettiva, ritengo che sia corretto sostenere la validità della posizione per cui la Presidente del Consiglio vada come rappresentante della minoranza dell'opposizione e soprattutto, questo è l'elemento altrettanto importante, che non vengano assegnati al Presidente del Consiglio incarichi operativi o comunque affidamenti di incarichi che siano di competenza viceversa della Giunta Municipale, degli assessori o dei consiglieri delegati. Accetto comunque la carica soprattutto per motivi di funzionamento istituzionale, per non creare problemi al funzionamento dei lavori dell'Assemblea, del Consiglio Comunale, ma rimane fermo questo mio principio e quindi intendo proporlo anche nelle successive possibilità di intervento per cui la Presidenza del Consiglio sia affidata per motivi di terzietà al rappresentante dell'opposizione e che soprattutto non vengano assegnati poteri, attività o comunque iniziative che possano essere invece più correttamente assegnati direttamente al sindaco o ai componenti della giunta municipale. Per questi motivi quindi io accetto e possiamo procedere dopo questo ulteriore chiarimento. Ripeto, è annunciato già ora dove mi sarà possibile la variazione dello statuto del regolamento del comune di Capri, questa specifica voce degli incarichi e della presidenza, mentre per questo specifico argomento io credo di poterlo portare in discussione ulteriormente con decorrenza dalla prossima consigliatura. Questo dovrebbe rendere più facile l'adozione del provvedimento, perché oggi per ancora non credo che si possa prevedere chi sarà la nuova amministrazione, il nuovo sindaco, la nuova
composizione del nuovo consiglio comunale, e quindi penso che forse una ipotesi di questo genere, cioè di applicarne poi gli effetti nella successiva consigliatura, possa essere un elemento che io mi auspico essere di incontro e di valutazione. Grazie. Grazie, la parola al sindaco per una replica. Abbiamo atto, come diceva l'ex presidente del Consiglio Comunale, che usava sempre questo intercalare della elezione di Costantino Federico al vicepresidente del Consiglio. Il nostro gruppo si è astenuto appunto per dare linearità e correttezza a questa votazione. Voglio dire che ad oggi noi ci muoviamo all'interno dei regolamenti che sono approvati e tutto quello che è stato fatto con l'elezione del Presidente, con l'elezione come deve essere previsto dall'interno del regolamento attualmente presente in Consiglio Comunale. Per il resto siamo disponibili a discutere, a parlare, non abbiamo nessuna difficoltà. Grazie. Possiamo passare quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che sono gli adempimenti preliminari, in particolare l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chiedo quindi ai consiglieri se ci sono osservazioni sul punto. La parola al consigliere Federico. Certo. Per rilevare il punto che credo sia... Il verbale di quale argomento, mi scusi? Rispetto a quale argomento ha osservazioni? Perché i verbali sono... Nell'argomento collegamento capi alla capi, se ne collegamento capi alla capi, che non c'era il regolamento del sindaco, quello dopo. Un attimo solo, che a questo punto lo cerchiamo. L'ho visto io, però l'ho messo nella... precedente.
consiglio comunale che non è. Quindi votiamo anche. Vabbè, in realtà se non ci sono osservazioni non serve una votazione, non essendoci osservazioni su quei verbali si intendono automaticamente approvati. Per cui passiamo al. Certo, la parola al sindaco. Prima di andare agli altri argomenti, ho chiesto la parola perché volevo brevemente informare il Consiglio di alcune attività molto delicate e importanti che sono svolte recentemente che riguardano la situazione sanitaria. Innanzitutto volevo informare il Consiglio Comunale che per lunedì prossimo, su nostra richiesta, per comunicarvi che il direttore commissario di Mastro si è attivato per istituire la guardia medica turistica che da anni mancava e dal lunedì si torna in funzione presso il comune di Calcio la guardia medica turistica e in più su richiesta del consiglio di ragazzi il dottore Verdoliga, Verdoliga ha accettato, cioè si è attivato per estendere i turni della dialisi anche il pomeriggio in modo da dare la possibilità sia ai residenti che ne hanno bisogno sia ai turni turisti di avere una maggiore necessità di un servizio importante come la dialisi che andare a Napoli comporta una serie di, diciamo, di cose molto gravose per i cittadini. Volevo brevemente cogliere l'occasione per relazionare sullo stato di una pratica che è quella della questione delle macchine dell'ambulanza perché è stata una situazione che ci è piovuta addosso improvvisamente e volevo un attimo spiegare che cosa è successo e come stava la situazione. Ci siamo trovati improvvisamente con un servizio di imbarco dell'ambulanza, non di imbarco dell'ambulanza, ma del trasporto delle persone sulle ambulanze nel garage delle imbarcazioni, improvvisamente bloccato dopo una vicenda che ha riguardato Ischia, una vicenda di un esposto, così mi hanno raccontato, che riguardava un'altra associazione di trasporto malati su una nave della Medi, ma a seguito di un controllo dopo questo esposto praticamente ha disposto che su tutte le navi che stanno nel Golfo di Napoli non potevano essere imbarcate le ambulanze non potevano restare all'interno del garage con i malati che erano intrasportabili. Questa posizione improvvisa che nasce da un recepimento del 2000 di un regolamento internazionale che si chiama SOLAS, un regolamento internazionale europeo che in realtà gestisce le compagnie, gestisce i servizi in navigazione, è stato recepito con due provvedimenti, uno in particolare del 2000 e l'altro del 2001, dalle autorità italiane e non si sono accorti che esiste un problema che riguarda tutta l'Italia del trasporto all'interno dei garage delle persone che sono intrasportabili e sono costrette a rimanere sulle ambulanze. Tanto è vero che a Piombino c'è una programma di similare, in Sicilia la stessa cosa, cioè, l'unico paese in Europa che abbia affrontato questa situazione è stata l'Inghilterra che nel momento in cui è uscita una normativa, questa normativa si sono posti il problema e hanno, diciamo, emanato indicazioni precise su come tecnicamente far viaggiare le ambulanze con i passeggeri a bordo sulle navi, sui garage. La norma, diciamocelo, il regolamento ha una logica, ci mancherebbe anche la sicurezza all'interno dei garage, la sicurezza assoluta. Sappiamo quanti episodi sono successi anche recentemente con gente all'interno, diciamo, dei garage con le sue conseguenze. Ma mentre altri paesi si sono attivati secondo il problema, qui per 20 anni praticamente tutto è stato tranquillo. O perlomeno nel Golfo di Napoli è stato tranquillo.
di fronte a una situazione super creata ci saremmo aspettati un po', diciamo, di buonsenso, nel senso che non è che è uscita oggi una norma e si applica, una norma è stata 20 anni e indubbiamente da 20 anni nessuno ci ha fatto caso, oppure si è usato il buonsenso di fare un mercato. Ci saremmo aspettati che le autorità competenti avessero convocato una riunione presso la prefettura e dare il tempo di vedere cosa bisognava fare, perché se andiamo a punto di legge, in realtà il Ministero dei Trasporti avrebbe dovuto emanare una interpretazione autentica, una disciplina, un regolamento sull'imbarco, una serie di cose che purtroppo non sono state, diciamo, emanate, anche se già nel Golfo, diciamo, Piombino, di Soledad, eccetera, il suo governo è già stato citato da un po' di tempo questa volta. E anche lì si torce contro, diciamo, un atteggiamento dell'autorità marittima locale che secondo me indubbiamente non è che può fare granché su questa volta, secondo da quello che abbiamo profondo. Io per un'intera settimana ho chiesto l'intervento del prefetto, ho chiesto l'intervento della regione, che attraverso il presidente della commissione trasporti, come si chiama? Gascone, si era attivato con il compagno di navigazione per trovare una soluzione. Sono stato in contatto con lui, sono stato in contatto con la prefettura, sono stato in contatto con la regione continuamente, con l'ASL continuamente, praticamente non ho avuto risposte su questo argomento praticamente da parte di nessuno. Anzi, anche se ho sollecitato in maniera anche abbastanza vivace, perché poi il trasporto bisognava farlo, la gente doveva partire, le situazioni non partire. Tenendo presente che in questo scenario noi abbiamo una situazione che si possa dire, e devo ringraziare il commissario dell'ASL, che mi ha diventato il direttore dell'ASL 1, l'ingegnere Verdolino, che della sua capacità e competenza, senza attenzione, perlomeno abbiamo un interlocutore che viene qua, si cerca, diciamo, di discutere. E la verità è che noi abbiamo una situazione che abbiamo un elicottero, che pensate che quella settimana dove è iniziata questa storia, una mattinata ci sono stati 3 trasferimenti da fare, contemporaneamente. Uno è andato con l'elicottero, che con grande fatica è riuscito ad arrivare, perché un elicottero che serve tutta una zona della provincia di Napoli, e c'è il Salernitano. L'altro, diciamo, che era soggetto a un problema abbastanza delicato, esasperato dalla mancanza di trasferimento, si è liberato, ha fatto la liberatoria, contro il periodo di merce ha preso la riscatta e sta andando a Napoli, per le persone, assolutamente non si conosce bene, ed è una cosa veramente che non ha nessuna giustificazione, perché una persona che va nelle strutture deve essere accompagnata su sindaci. L'altro è un'altra situazione che abbiamo dovuto combattere, una guerra per farlo, diciamo, imbarcare proprio di fronte a una situazione di emergenza, quasi a titolo personale. Questo dimostra la donna di ambulanza rotta, le ambulanze prima rotte e poi rotte tutte insieme, quindi una situazione veramente, diciamo, di precarietà. Questa situazione ha accentuato la mia decisione che di fronte a un atteggiamento di muro di gomma, da parte, diciamo, di diversi livelli dell'autorità che ci dovrebbero garantire, diciamo, dallo Stato a scendere, di fronte a un problema evidentemente non sentito come si deve, perché il problema è che mentre Ischia ha un ospedale con 60 posti letto, dotato di una serie di strutture, anche di molti eventi tipo l'UDIC per le situazioni di emergenza in campo cardiologico, eccetera, noi in realtà abbiamo un ottimo pronto soccorso, medici in cambiissimo, questo dobbiamo conoscere, diciamo, pubblicamente, che però a un certo punto, superato un certo livello, sono costretti praticamente a trasferirsi a Napoli e sappiamo che si vede cosa è successo, cosa si è passato anche con la precedente amministrazione per i trasferimenti in caso di cattivo tempo vero degli elicotteri in Napoli. Allora, di fronte a questa situazione, io mi sono assunto la responsabilità con tutte le critiche che diciamo che possa aver ricevuto sull'incapacità anche di fare un'ordinanza, mi sono assunto la responsabilità di fare un'ordinanza molto a filo di tutto, ma che però ha posto il problema in maniera violenta e drammatica a chi praticamente ci dovrebbe tutelare.
perché diciamo questo ha messo in modo un meccanismo mediatico capace di fare la pressione giusta su chi doveva intervenire in qualche maniera assicurarci il minimo di fiducia. Poi c'è stato l'episodio, diciamo, e questo è l'episodio poi di questa vicenda, c'è stato l'episodio di questa signora trasferita attraverso, perché la differenza che abbiamo, mentre a casa abbiamo un'associazione di volontariato che diciamo, trasferisce i malati in condizioni che non possono essere trasportati per cure mediche urgenti, gratuitamente, a Ischia invece abbiamo un'associazione diversa, che molte, alcuni che svolgono questa attività lo fanno a carattere, diciamo, oneroso. Quindi la situazione è estremamente diversa. E la settimana, la mattina, eravamo riusciti a farlo imbarcare il mezzo, la l'ambulanza, io credo che era anziché si è rimbarcato un'altra volta, arrivato a Napoli, un certo punto scatta, io ho anche qualche dubbio che sia stato anche, io purtroppo ho avuto l'impressione che questa cosa, mentre la Capri è andata, insomma, devo dire anche all'ente Capri di Porto, sempre grande disponibilità e grande disponibilità da parte della Carla, devo dire che anche attraverso il suo amministratore, il capitano Vincenzo Conti, sempre disponibile a venire incontro alle esigenze, guarda caso in paese a Napoli si è bloccata la cosa e ho l'impressione che secondo me è stato, diciamo, c'è stato forse anche qualche presa di posizione, forse diciamo di qualche ente che è collegato a queste vicende. Di fronte al fatto che una paziente non poteva rientrare a casa dopo aver fatto delle cose in particolare e diciamo fortunatamente la ambulanza che è interessata della Croce Azzurra di Padepia, dotata di aria condizionata perché è attrezzata per camminare in condizioni diciamo anche estreme, e diciamo la signora di fronte a che stava già da 4 ore a bere la potendosi imbarcare, io ho deciso di continuare su una linea diciamo di provocazione fino ai massimi livelli per vedere se riuscivamo in qualche maniera a smuovere diciamo la situazione. Dopo che abbiamo messo in moto l'ennesimo, diciamo, veramente io sono andato al mago perché volevo, onestamente avevo parlato con la signora mi aveva detto che lei era orgogliosa di essere capese, che aveva fatto uno sforzo per salire su una carrozzella per andare sopra nella parte dei passeggeri e ho sentito il dovere come rappresentante di questo consiglio comunale della popolazione andare lì e dire andiamo insieme a casa, perché però quando sono andato a Napoli io ho trovato vicino alla ambulanza televisione cosa eccetera che volevano intervistare la signora, insomma, si azione un po' per quella voce si era sparsa. Dopo questa vicenda mi ha chiamato l'ammiraglio mentre stava a Napoli, sono andato in Capri di Porto con tutto questo con il consigliere Romano che sta qui e in contatto con Bruno Razzi continuamente, e ci siamo sentiti pure con te su questa roba, su questa vicenda, continuamente ho diciamo l'ammiraglio. Abbiamo affrontato questa problematica, esce sempre fuori la stessa situazione, il problema è che bisognava capire come permettere un'ambulanza, in quale situazione di sicurezza un'ambulanza possa salire a bordo e stare nella situazione di sicurezza. Pur avendo ribadito il nostro diciamo, impegno, questo anche in contatto con il Comune di Anagabri, con il dottore con Alessandro Scotto, Comune di Anagabri. Mentre diciamo, io ho anche detto che eravamo disponibili per quanto riguarda il trasporto della Croce Azzurra a intervenire, a fare tutto quello che si può fare per diciamo, rendere in sicurezza questo imbarco, perché in realtà praticamente si tratta di mettere, di stendere attorno a queste ambulanze una procedura che può essere quella, ad esempio, di far imbarcare all'ultimo vicino allo sportello, di farle praticamente diciamo, imbarcare con le persone vicine agli estintori, con la telecamera che era sotto controllo, perché in realtà perché Ischia il problema sostanzialmente non ce l'ha? Perché Ischia è dotato di compagnie di navigazione che hanno diciamo, i mezzi scoperti. Quindi il problema per loro sostanzialmente è molto molto più ridotto, oltre che hanno l'ospedale, oltre che tutta una serie di considerazioni. Invece noi abbiamo la Carina che ci fa il nostro servizio, che ha mezzi che sono chiusi, l'unico mezzo che avrebbe più o meno delle condizioni ce l'aveva, ma ora sta sulla linea Monza Formia, uno degli ultimi fatti. Se vi ricordate aveva la coppa libera
diciamo, era più aleggiata. Sentite dire sì, che stava sommossa sulla linea per cui. Quindi il nostro problema si presenta in maniera che neanche si può pensare con la nave cammino lo sportello semiaperto, perché questo potrebbe andare bene con il mare in calma sulla stazione. Quindi, di fronte a questa situazione, anche se la Capri porta una medaglia a Napoli e di non stare scompita, ma comunque a quale soluzione, che le soluzioni ci sono, d'altronde la Camera già aveva una procedura che faceva e ce l'ha anche inviata a noi come comune, perché l'ha anche riproposto all'ammiraglio per seguire una procedura, ma già la Camera lo fa questa procedura di per sé, procedura di sicurezza, e neanche potevamo pensare lontanamente di far imbarcare le nostre ambulanze sull'unico mezzo che porta rifiuti speciali, carburante eccetera, perché in realtà a parte il fatto che cammini in orari impossibili, ma poi non è detto quando succedono le situazioni, quindi questo non lo sappiamo. Di fronte a questa situazione che si è venuta ancora più a creare, di fronte a questa ennesima giornata siamo stati praticamente devo dire la verità, di fronte anche alle richieste dell'ASL, sempre su questo argomento, perché un problema che messe prima loro come trasporto, diciamo, pubblico, di questo argomento siamo stati convocati a una riunione alla prefettura per trovare una soluzione, e dopo una riunione dove in realtà diciamo molto lunga con i sindaci delle isole, con l'ammiraglio, con il presidente della commissione dei trasporti, eccetera, si è trovata una soluzione dettato per dire la molto dalla praticità del commissario dell'ASL1, di in realtà rendere assolutamente che il trasporto può essere fatto quando viene attestato anche il malato è trasportato da parte di un medico della struttura pubblica del 118. Abbiamo raccolto anche indicazioni degli interessati tecnici di questa vicenda, cui anche Paolo Falco, sul fatto che questo poteva essere un problema di rallentamento delle procedure, questo in particolare per quanto riguarda la parte privata, sostanzialmente volontariata, perché il pubblico cammina sotto un altro discorso, cioè il pubblico che c'è il 18 o lo manda per l'elicottero o qualche volta li manda per l'ambulanza quando funziona. Mi è stato risposto da parte della direzione dell'ASL che in realtà loro preferiscono mantenere questa linea perché loro giustifica da parte dell'autorità marittima di fronte ad una certificazione di livello superiore come quello può essere del 118, giustifica maggiormente il trasporto del malato a bordo che non è movibile da sotto la ruota. E quindi siamo rimasti per il momento su questa parte del problema, in questa situazione, anche perché loro dicono che forse attraverso il medico medico di famiglia si potrebbero aprire le maglie maggiormente e questo potrebbe creare dei problemi, quindi per il momento il sistema sta funzionando, anche perché trattandosi di in particolare di trasporti programmati, in particolare per quanto riguarda la Croce Azzurra, in realtà si riesce per il tempo di poter attivarsi da parte del responsabile della Croce Azzurra e farsi rilasciare la certificazione. Io ho raccolto anche su questo delle preoccupazioni, ho chiesto, ma non è che qua a seconda del medico ci troviamo, possiamo, e io ho avuto assicurazione anche su questo aspetto, che ci sarebbe di fronte a un'organizzazione corretta, che mi sembra sempre stata fatta correttamente, sarebbe stato utilizzato, fatto il certificato che il passeggero sulla ambulanza nelle condizioni, la certificazione che non può scendere dalla ambulanza e quindi non può recarsi presso il porto. Per il momento questa è la situazione. La cosa che dicevo l'altro giorno è che dopo questo incontro del venerdì doveva arrivare l'idroambulanza funzionante, invece la sera dell'idroambulanza comunque si rompe un'altra. Quindi
mi ha detto il commissario dell'ASL che hanno messo in modo la procedura per l'acquisto di 4 nuovi idroambulanzi, che secondo me risolve molto gravemente, proprio non lo risolve, o lo risolve in condizioni estremamente particolari, perché sapete, condizioni, ma non siamo a un miglio dalla costa nella Laguna Venida, ma siamo nel Golfo di Napoli in condizioni meno particolari. Quindi bisogna sempre insistere sia sul potenziamento dei servizi dell'elicottero, da altre cose il Comune della Carmine ha comunicato che l'elicottero, diciamo, i lavori sono stati fatti e quindi diciamo, ha chiesto alle ERV l'autorizzazione per poter diciamo, rendere la, quando arriva l'elicottero per il trasporto dei malati, che arrivi in maniera diciamo, di sicurezza massima. Questo è stato chiesto. Voglio solamente dire che secondo me la partita non è chiusa. Non è chiusa perché diciamo, bisogna insistere sulla questione delle procedure. Dobbiamo avere sicuramente in maniera definitiva, e per questo abbiamo chiesto anche un appuntamento al Ministero dei Trasporti, perché secondo me dobbiamo iniziare da capo il ragionamento, cioè andare alla fonte e fare in modo che i vari organi che sono sottostanti possano avere indicazioni precise di un problema che a livello nazionale non è un problema nostro locale. A noi si accende di più la situazione sanitaria, perché nel senso che questa rete di corpi, condizioni medie particolari, non tutti possono andare sulla ricotta in condizioni diciamo, di malattie articolari, quindi c'è una situazione molto complicata. Io dico ancora di più che al di là di questo discorso degli imbarchi del 118, degli imbarchi programmati della Croce Azzurra, io penso che bisogna comunque risolvere il problema a monte con un chiarimento sulle procedure che possono essere adottate da parte diciamo, del Ministero di indicazioni precise all'articolo come posto questa materia. Però io penso che sia giunto anche il momento di chiedere il completamento o l'istituzione di alcuni servizi in ospedale. Lo dico non essendo medico, quindi scusate se uso parole non appropriate, però è necessario che oltre il potenziamento che sta facendo dei servizi con altri servizi entrando in funzione nei prossimi giorni, le visite ambulatoriali, eccetera, e ci auguriamo questo mantenga sempre questo ritmo diciamo, di attenzione verso cambio, ma che alcune cose, tipo ad esempio l'istituzione di un UDIC, una struttura di qualche maniera che garantisca delle cose, si possa chiedere e ottenere, perché noi non possiamo stare sempre a pregare il Padre Eterno le condizioni medie quali sono, o se vengono su determinate diciamo, orari per velocità per venire a capo. Dobbiamo, secondo me, cercare di fare qualcosa di più e io ho intenzione di, dopo avermi confrontato con i vari gruppi consigliari, anche di, e con il dottor Dorazzi, di istituire un gruppo di lavoro su queste cose che possa, come consiglio comunale, fare ulteriori proposte, in modo da poter ottenere maggiori servizi, specialmente sulle questioni urgenza del pronto soccorso. Voglio dire, ci sono delle grandi cose che se noi insistiamo potrebbero diminuire i rischi di quello che facciamo sul trasferimento andato. Lo dico, scusandomi, senza le parole tecniche, su questo non me ne volete, però io penso che guardando la situazione, avendola approfondita, io penso che già abbiamo un ottimo pronto soccorso che ha fatto tanto, dobbiamo dare atto anche di quello che è successo recentemente. La vicenda di un ragazzo di Cari, che sono stati bravissimi a tentare di riportare perlomeno il cuore in vita per un po' di tempo, ci sono stati bravissimi, sono stati come altri interventi che fa, però penso che dobbiamo anche batterci per cercare di ottenere ulteriormente quelle cose che ci possono servire per attenuare il problema del pronto diciamo comune. Quindi diciamo io voluto, scusate forse mi sono dimenticato, ma era necessaria una vicenda abbastanza complicata, abbastanza delicata, informarvi delle cose, io sono dovuto procedere in velocità, insomma ho avuto modo di sentire Roberto come capogruppo e ho tentato di informarlo mano a mano sulle cose che stanno diciamo, accadendo, ci siamo stati molto con il dottore Falco, su questa diciamo, vicenda, però io penso che sia giunto il momento di cercare di creare un gruppo di lavoro del Comune di Cari, anche col Comune di Aragà,
per cercare delle indicazioni precise sulle cose che si devono fare. Grazie. Non so se qualcuno di voi vuole intervenire, il dottor Paolo. Grazie, Sindaco, per l'esaustiva descrizione di tutti i fatti. Allora, cominciamo dalla problematica del trasporto in ambulanza. Ovviamente è un'ottima cosa che comunque si è trovata una soluzione, quindi ringraziamo tutte le parti in causa, a cominciare dall'amministrazione, dal sindaco e da tutti quelli che si sono coinvolti. Compreso il direttore dell'ASA, perfetto e quant'altro. La problematica però persiste, come ha detto bene il sindaco, perché comunque è una procedura un po' farraginosa e dovremo trovare, vedere, sperimentare nel tempo come andrà a finire, anche perché l'altro giorno ero presente in ospedale, c'è stato un intervento in ambulanza privata che ha avuto qualche difficoltà poi a partire. So bene che è in contatto con il sindaco, il prefetto, con Galano, con tutti gli altri attori in causa, per cui comunque alla fine si è riusciti a partire con qualche, casistica, va bene, dobbiamo studiare la cosa, però penso che dobbiamo insistere, come giustamente dice il sindaco, a livello ministeriale, con delle proposte che possono essere, penso, a mio parere, due. Una, quella di istituire una nave con un ponte scoperto o semiscoperto, o l'altra, quella di proporre anche al ministero, alla Carica e quant'altro, quello che potrebbe essere un trasporto, diciamo, in contumacia degli ammalati, cioè di pensare a che chiedere alle compagnie di navigazione di istituire ad esempio una recovery room o qualcosa del genere che con una idonea struttura di sollevamento possa portare gli ammalati sul ponte, quindi risolvere il problema anche con l'ammalato e non lasciarlo. Quindi voglio dire che la legge sarà difficile da cambiare, quindi credo che non si possa derogare a una legge in tal senso. Però i mezzi possono essere cambiati, oppure si può adeguare una piccola parte della nave a una donna struttura con una spesa anche minima, potremmo, non lo so, se una con partecipazione anche comunale, adesso faccio un'ipotesi assurda, si potrebbe chiedere alla Carica di istituire una recovery room all'interno della nave, si tolgono 4, 5, 6 sedie e mettiamo una recovery room della nave e abbiamo risolto il problema. Penso, si può proporre, poi non ce lo danno, voglio dire. Quindi come proposta anche del nostro consigliere dovrebbe essere una cosa da proporre, perché se la volete tenere presente potrebbe essere una soluzione. Per quanto riguarda ovviamente l'ospedale, le cose da fare sono tante. Potremmo cominciare chiaramente anche al di là del gruppo di lavoro a chiedere quelle cose che chieste tante volte, che sono già previste nel decreto ministeriale 70, quindi se è andata a leggere al punto 9.9.2, una delle cose importanti, due cose che abbiamo sempre segnalato all'ASL e anche ultimamente prima del cambio di amministrazione, anche all'ingegnere Bertoliva, avevamo chiesto l'istituzione di quello che ci tocca, oltre alla DESAGI, che potrebbe essere portata anche alla DESAGI, quindi ad ampliare l'attività chirurgica, quella di istituire finalmente l'emoteca, perché noi abbiamo soltanto una o due sacche di zero positivo e zero negativo, quindi giusto per l'emergenza immediata. L'emoteca è dovuta secondo il decreto ministeriale, quindi l'emoteca andrebbe chiesta e finalmente istituita. Questo noi ce l'avevamo messo, oltre agli ambulatori, eccetera, e quindi oltre a mantenere l'attenzione sempre viva sul ricambio degli ambulatori, perché ci sono dei problemi attualmente legati sempre al personale e quant'altro. Quindi questo è quello che volevo dire. Grazie a tutti. Allora, il sindaco? Volevo anche, certamente, questa ipotesi della stanza dedicata. Ne abbiamo parlato già con Conti, in realtà il problema è di vedere dove, questo è il punto, di vedere dove, perché loro hanno delle altre normative dei passeggeri, però voi dice la massima disponibilità per altre cose, vi posso fornire una copia di quello che la Carmen ha inviato per quanto riguarda le procedure di imbarco, proprio per poter lasciare un fascicolo, perché è interessante vedere come si sono mossi anche loro sono molto disponibili. Il fatto che Sandro sono perfettamente d'accordo per quale problematica è successa recentemente per quanto riguarda il trasporto per il capo e Napoli e le varie problematiche, però da parte del commissario c'è la massima disponibilità a fare funzionare nei limiti che si può fare il nostro sistema. Volevo anche dire
che noi abbiamo avuto anche due interrogazioni su questa vicenda, che ci sono state anche molto utili. Una al Senato con il senatore Dall'Alto e l'altra invece alla Camera dei Deputati con questo deputato di 5 Stelle a Milano. È stata anche raccolta anche altri deputati. Ora diciamo, soltanto queste due interrogazioni, stiamo cercando di aprire la strada verso con il Ministero in modo da poter coinvolgere anche questi deputati che si sono dichiarati disponibili e a farci accompagnare e sostenere in questo discorso che deve essere esteso. Voglio anche dire che questo discorso riguarda anche tutte le isole minori e anche su questo stiamo investendo tutti quanti, perché questo deve essere una delle cose che su cui diciamo l'associazione degli isole minori può battersi per ottenere. Quindi noi più allarghiamo, più diciamo facciamo diventare un problema nazionale, più forse riusciremo a ottenere qualche modifica o qualche interpretazione o qualche aggiunta di regolamento a questa problematica diciamo che è molto, molto complessa e non è facile. Ci sono altri interventi? In realtà per alternanza dovrei dare prima la parola alla minoranza, poi se ci sono interventi. Dai precedenza al consigliere Terazzi. Prego. Ma volevo soltanto precisare una cosa. A proposito dell'emergenza che si è avuta, e questo è un fatto di emergenza e quindi noi va benissimo l'attuazione della soluzione della problematica, ma io purtroppo sento dire continuamente un concetto che mal digerisco in verità, perché se un paziente sta in un'ambulanza e ci sentiamo dire che il paziente deve andare sopra, deve andare in un'altra zona, eccetera. Se c'è un'ambulanza significa che c'è un paziente e il paziente sta in ambulanza, non è che può andare da un'altra parte. Quindi pure questo è un concetto che dobbiamo un po' diciamo limare su questa vicenda. Questo in seguito ovviamente troveremo un accordo pure con chi deve poi gestire, con gli enti superiori che dovrebbero poi diciamo risolvere definitivamente questa cosa. Che è un concetto che ricorre continuamente, no? Il paziente deve andare sopra, deve andare sotto, deve andare da un'altra parte, ma il paziente si comporta all'ambulanza visto che è paziente e quindi essendo paziente sta in un'ambulanza e non può lasciare l'ambulanza. Quindi ci troviamo davanti a delle cose quasi caffigliate, dice no, il paziente lascia l'ambulanza. Ah, vabbè. Comunque va benissimo aver risolto la questione dell'emergenza, però questi principi vanno affrontati anche quando sarà affrontato definitivamente il problema. Grazie. Terminato? Grazie. La parola al consigliere Bondaure. No, allora, in realtà con la discussione che stiamo facendo abbiamo un pochettino anticipato il quarto punto che è l'ordine del giorno, su cui noi chiedevamo la convocazione del consiglio proprio sulla tematica dell'ambulanza. Allora mi tocca spiegare un attimo motivi per cui abbiamo chiesto la convocazione. In realtà effettivamente la convocazione veniva chiesta e nasceva proprio perché eravamo prima di tutte queste novità che poi sono arrivate, su cui ci siamo espressi tramite Paolo effettivamente, e sono diciamo i dubbi ovviamente sono quelli della burocratizzazione della procedura in qualche però, modo. Scusi consigliere, a questo punto se stiamo trattando adesso questo punto vogliamo votare un attimo per l'inversione in modo tale che lo limitiamo, perché chiaramente voi avete fatto una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, io l'ho inserita all'ordine del giorno, però vorrei ricordare a tutti i consiglieri, specialmente quelli di minoranza, che quando mi proponete, mi fate una richiesta di Consiglio Comunale, una richiesta di inserimento di argomento, dovreste poi portarmi una proposta e ci sono due argomenti che ho inserito all'ordine del giorno che ne sono primi. Quindi vi prego magari di rispettare. Ti spiego, questo. Ti ringrazio per la delucidazione, chiaramente non è che l'abbiamo fatto per lo sapevamo, però effettivamente sia perché il problema in qualche modo diciamo la soluzione ha anticipato la discussione nel caso dell'ambulanza, sia perché sono fatte valutazioni diverse nel caso dell'altro argomento, ed è per questo che non ci troviamo la domanda. Però vogliamo per quanto ci guarda per noi, guarda ci si può fare. Sì. Possiamo votare per l'inversione del. Non ho capito. Volevo un'altra parola. No, un attimo solo. Votiamo per l'inversione all'ordine del
poi il relatore, il consigliere Bozzaopre e poi devo fare il suo intervento. Sì, va bene, va bene. Va bene. Okay. Non avevo sentito che mi era mandata un attimo questa scusa, detto io. Per cui la richiesta di convocazione sarebbe il punto 4, a questo punto lo discutiamo prima dei verbali, se siete d'accordo votiamo per l'inversione del punto all'ordine del giorno. Prima scusate, prima l'interrogazione, prima il punto 3. Votiamo per l'inversione? Unanimità. Quindi discutiamo il quarto punto all'ordine del giorno, che è la richiesta di convocazione in Consiglio Comunale, che ha ad oggetto proprio la problematica delle ambulanze, su spunto di intervento del sindaco, lo trattiamo per primo. La parola al relatore, dottor Bozzaopre. Vabbè, diciamo che ormai la discussione ovviamente ha avuto già i suoi contenuti con l'intervento del sindaco, di Paolo, di dottore Grazzi, sicché noi abbiamo messo l'elaborazione del Consiglio perché riteniamo che questi siano quegli argomenti tipici dove l'Unione chiaramente fa la forza e quindi ecco, potevamo dare degli spunti risolutivi come Consiglio Comunale e anche come gruppo di minoranza. Sulla soluzione tampone che adesso è stata individuata, ovviamente un po' la burocratizzazione che ci preoccupa e quindi la richiesta anche di un nostro consigliere di partecipare a eventuali tavoli tecnico-operativi va evidentemente in questa direzione. Credo insomma che sia stato detto già tutto. Ritengo, come dicevo prima, che questa sia una soluzione tampone, che effettivamente dobbiamo, secondo me, riuscire ad arrivare ai piani ministeriali per avere una soluzione poi che sia effettivamente definitiva, e probabilmente in questo, in coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, ma anche di tutto il coinvolgimento del Comune della Capri, possa essere d'aiuto a questo tipo di situazione. Anzi, direi che sui temi inerenti alla sanità può essere importante quello di coinvolgere il Comune della Capri sempre, perché evidentemente sono i classici argomenti su cui l'Unione fa la forza, e dare il senso della compattezza all'esterno dell'isola poi riesce a toccare meglio le situazioni. Per quanto riguarda il resto, insomma, come diceva anche il sindaco, ci poniamo anche noi in un'ottica di monitoraggio per verificare e aspirare che anche la soluzione da buone trovata sia diciamo effettivamente riesca a funzionare e sia efficace, perché ad oggi insomma, il problema dà una preoccupazione da un punto di vista sanitario effettivamente non da poco, e mi rendo conto che per un'amministrazione non è facilissimo affrontarlo quando arriva fuori dall'oggi al domani, visto che prima di qualche settimana fa di questo problema non c'era neanche evidentemente l'ombra, forse le carte non è che sono cambiate da un giorno all'altro. Quindi questo era l'intervento che volevo fare. Poi per il resto, bene o male, l'argomento per quanto mi riguarda è abbastanza esaurito dai discorsi che si sono fatti prima di me. Dottor Doranzi voleva la parola? Brevemente. No, soltanto per precisare un'altra cosa. Ci siamo attivati anche per ricollegarmi a quello che diceva il sindaco prima del numero ingente di trasferimenti che si fanno per alcuni servizi che a Capri non possono essere erogati, e quindi cercare di ridurre questo numero di trasferimenti. E in virtù di questo inizialmente io mi ero mosso per riattivare presso l'ospedale, per esempio le trasfusioni di ordine ambulatoriale che prima si facevano e adesso non si fanno più, perché so che molti di questi trasferimenti sono proprio dovuti a questa necessità di emotrasfusioni che non possono essere fatte a Capri, e quindi impegnano le ambulanze private in questo caso a fare questi trasferimenti. Secondo posto e quindi anche per esempio la terapia marziale, quindi stiamo lavorando con la direzione dell'ospedale Loreto Mare per riattivare il direttore sanitario e anche il direttore di Capri per riattivare questi servizi oltre ad altri ambulatori, vabbè. Però questi erano servizi fondamentali perché incidono sui trasferimenti dei pazienti cronici presso altre strutture cittadine per praticare terapie tutto sommato abbastanza semplici che possono essere praticate poi nell'ospedalità. Grazie. A questo punto la parola al consigliere Federico. Grazie.
Grazie. Solo per manifestare la mia adesione agli interventi effettuati dal consigliere Falco e dal gruppo, la nostra gruppo. Ho rilevato negli interventi che si sono susseguiti diversi riferimenti al fatto che la soluzione adottata sia soltanto una soluzione temporanea e che sia necessario invece procedere per una soluzione definitiva. Io non voglio aprire polemiche sull'argomento perché ritengo la materia già di per sé sufficientemente difficile e rovente, però io ritengo che l'amministrazione e il sindaco non abbiano assunto iniziative adeguate per la soluzione e per la definizione del problema. Quindi se questo è vero per quanto riguarda l'attività fino ad oggi svolta, ancora di più lo è per l'attività da svolgere. Noi ci stiamo ponendo come gruppo consiliare una serie di interrogativi, tra cui anche la convocazione del Consiglio Comunale in maniera permanente, perché se è vero che dobbiamo ancora trovare una soluzione definitiva, è chiaro che non possiamo dismettere gli strumenti operativi che la legge ci mette a disposizione per affrontare e risolvere questo problema. Quindi il primo elemento di valutazione che intendiamo fare, lo faremo per il prossimo Consiglio Comunale, è se riteniamo che debba essere convocato il Consiglio Comunale di Capri in maniera permanente, cioè 24 ore su 24, e fino a quando non venga risolto definitivamente il problema, tale procedura debba essere mantenuta. Questa credo che sia l'unica forma di garanzia e di rispetto di quello che è l'impegno che abbiamo nei confronti dell'opinione pubblica, nei confronti di chi ha necessità di risolvere questo problema. È stato riferito che le compagnie di navigazione come la Caremar ha la possibilità di modificare eccetera. Io penso invece che un provvedimento diverso sia quello di richiedere che quando vengono affidati i servizi di trasporto nel Golfo di Napoli, tra i requisiti richiesti o che comunque facciano punteggio per l'assegnazione delle linee, ebbene se questo deve essere effettuato, lo si venga effettuato nell'ambito di procedure di questo tipo. Quindi per ogni compagnia, noi sappiamo ovviamente che le compagnie Golfo di Napoli oggi hanno una situazione di monopolio esistente estremamente sgradevole, ma proprio perché c'è una situazione di monopolio è necessario un intervento di adeguata importanza, di adeguata forza, quale può essere appunto quello di una battaglia costante e continua, magari intesa anche con il Comune di Napoli, con questo Consiglio Comunale che mantenga la convocazione permanente fino alla soluzione di questo problema, sia attraverso provvedimenti normativi, sia attraverso l'emanazione di deroga da parte di chi ha la possibilità di muoversi in questa direzione, ma soprattutto in quella di prevedere almeno per le nuove assegnazioni delle linee che una certa percentuale di navi, ad esempio potrebbe essere una, non ne ha, i mezzi di collegamento marittimo, mi riferisco specificamente a quelli, ai jet e non alle navi, non alle navi di linea, ebbene abbiano questa possibilità di avere un punteggio maggiore e quindi essere favoriti nell'assegnazione delle linee, a condizione che mettano sulle linee stesse dei mezzi che rispondono a quelle caratteristiche che abbiamo sentito devono essere mantenute per mantenere i pazienti all'interno della struttura di trasporto, all'interno dell'ambulanza. Io credo che questi possono essere i primi segnali di una effettiva presa di posizione in maniera molto più rigida, molto più rigorosa, che possa portarci ai risultati che tutti ci attendiamo. Grazie. Replica al sindaco. Io prendo atto che il consigliere Federico, presuppongo a nome del gruppo, ritiene che qua non abbiamo fatto niente. Mi fa piacere di questo, no, prendo atto di questo. Io penso che come al solito parliamo molto di aria fritta, perché in realtà il problema lo abbiamo oggi. Quando poi faranno i bandi, eccetera, sicuramente potremo raccogliere il consigliere Federico e mandare come indicazione.
situazione, ma tra oggi e quando verranno in mare c'è l'Oceano Pacifico in mezzo, in termini temporali. Qua dobbiamo risolvere il problema che abbiamo di fronte in maniera veloce, in maniera diciamo, costruttiva, in maniera diciamo, definitiva. È stata fatta un'operazione di cui mi assumo tutta la responsabilità con tutto quello che si è scritto sulla stampa, mi ha fatto piacere quello che ha scritto un giornalista di Ischia, che ha fatto un articolo dicendo dobbiamo ringraziare Capri, perché anche se il sindaco ha potuto fare un'ordinanza molto ai limiti di tutto, questa ordinanza ha permesso di raggiungere altri obiettivi che altrimenti non sarebbero mai potuti essere raggiunti, perché in realtà nessuno si sarebbe importato della zona. Allora voglio dire questo, qua non è che abbiamo questa è una vittoria, qua non è assolutamente nessuna vittoria, questo è un lavoro che dobbiamo fare per cercare di tutelare la salute nostra e dei nostri cittadini in una situazione di ospedalità drammatica che non nasce oggi, nasce tanto tempo fa. Questo è il problema che bisogna andare a ragionare. Allora, io questo lavoro l'abbiamo fatto in sinergia, in silenzio, coinvolgendo il capogruppo della minoranza, coinvolgendo Paolo Falco, sempre disponibile, che tante cose condivideva con me. È vero, Paolo, la giustizia dell'ordinanza, che potesse uno strumento diciamo, di intervento perlomeno non ci valido, ed è con coinvolgimento attivo e fattivo del comune di Anagarri, con cui abbiamo avuto sempre un collegamento continuo, tant'è vero che le prime prefetture siamo stati insieme a combattere su questo argomento. Allora voglio dire, ben venga questa proposta del consigliere Federico sulle future bandi che usciranno, perché mi sembra una cosa giusta, diciamo intelligente, ma oggi teniamo una situazione che è stata data da voi per i prossimi 2 o 3 anni, perché non mi sembra che i prossimi 2 o 3 anni ci siano bandi, perché la Carema, se la vogliamo sapere, ha nel suo bando l'indicazione che deve far imbarcare le ambulanze gratis. Il problema è che, come al solito, non poteva essere scritto, ma forse si immaginava che si doveva lasciare i passeggeri ammalati all'interno dell'ambulanza. Allora voglio dire questo, voglio dire che anche il discorso del Consiglio Comunale per me, ma che significa amministrativamente? Ma che significa amministrativamente? Convochiamo il Consiglio Comunale, ma che significa? Qua il problema, c'è un'amministrazione che lavora per, è stata votata per risolvere i problemi. Noi diciamo dobbiamo coinvolgere tutto il Consiglio Comunale nelle forme e nei metodi giusti. Ci sta la conferenza dei capigruppo, ci sta la commissione consigliare, ci stanno le cose, non queste cose così, campate in alto, convochiamo il Consiglio per me. C'è una, dichiariamo sempre l'emergenza su questo argomento, e questo è un altro ragionamento, ma io penso che se vogliamo essere concreti, diciamo, operativi, eccetera, dobbiamo seriamente coinvolgere tutti quanti, convochiamo la commissione, convochiamo i capigruppi in maniera costante ogni giorno su questo argomento, per informare quello che è successo, ci si rende conto di quello che è successo su questo argomento, perché qua evidentemente non ci si rende conto di come sta la situazione, diciamo sul piano sanitario, non da parte vostra, ma da parte della gente che avverte questo problema, che è proprio tanto risposto. Io penso che insieme, diciamo, coinvolgendo ancora di più tutti i consigli comunali di Camera, anche quelli della Camera, ripeto, con cui noi siamo in costante e continuo contatto con Alessandro Scoppa e con il resto dell'amministrazione, dobbiamo andare avanti su questa, diciamo, su questa strada. È uno step questo non è la risoluzione definitiva, possiamo metterci tante altre ragioni, questo è uno step dell'emergenza che abbiamo cercato di tamponare tutti i segni di questa situazione, con tutte le preoccupazioni ogni giorno con il dottore si sveglia il 118 e non ci fa imbarcare, con tutte queste preoccupazioni, questo è lo step attuale. Il resto dobbiamo muoverci insieme con la forza che teniamo di Capri per andare a chiedere ove è possibile la modifica della ma perché? Dove sta scritto che un decreto legislativo si può modificare o integrare? Ma dove sta scritto? Qua si fanno, diciamo, qua si fanno cose in Italia possibile, abbiamo parlamentari, ci danno la mano, se tutti quanti insieme ci attiviamo riusciremo forse anche in questo attraverso le sue minuti, abbiamo fatto ragione di stare insieme su questa cosa e pensi che correttamente come rappresentante politica ho cercato per quelli che riguardano di fare, poi mi si dirà se non ha fatto niente, non sei capace, non sei, ma questo fa parte delle cose quotidiane che abbiamo dentro di qua e mi escono da quest'altra parte, perché io vengo al comune per fare il mio dovere di sì nei confronti.
confronti della popolazione. Questi lavori che sono dedicati a fare. E cerco di essere corretto nei rapporti con tutti i consigli comunali e con anche principalmente con le minoranze, perché come noi abbiamo fatto per 5 anni, per Santa Parte, a 5 anni, abbiamo sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e concreto, e quando abbiamo dovuto guardare una mano abbiamo sempre dato una mano, e penso questo penso di avere atto di questo. Quindi da parte mia riceviamo tutte le indicazioni, le mandiamo, il problema lo teniamo nei prossimi mesi, il problema lo vediamo. Poi quando usciranno le gare è giusto la situazione, ci integriamo, li faremo, eccetera, possiamo già scrivere alla regione di tenere presente nei bandi che potrebbe essere una cosa da inserire, diciamo, nelle cose. Poi quello che bisogna andare a vedere è dobbiamo fare proprio il documento della carta, giusto, o non proprio, integrato, giusto, e su questo dobbiamo andare a chiedere le modifiche alla, diciamo, nei casi in cui non ci sono navi scoperte. Il nostro caso è che noi abbiamo una banca, una concessione, dove abbiamo una scopio, altrimenti il problema non ci sarebbe. Allora partiamo poi da questo trasmetto che arriva l'altro giorno e su questo andiamo a ragionare. Replica al consigliere Federico, brevemente. Non rispondo all'intervento del sindaco per evidente rispetto anche del Consiglio Comunale e dei lavori che si stanno svolgendo. Volevo solo fare una segnalazione al sindaco stesso, riferita alla ordinanza. L'ordinanza che è stata emanata non è stata osservata dai destinatari. E questo è un fatto gravissimo, questo quindi non rispondo a tutti i detti, ma segnalo all'amministrazione, alla Giunta e al sindaco questa anomalia, e cioè che un'ordinanza legittimamente adottata dall'organo competente, e cioè dal sindaco di Capri, non è stata osservata dai destinatari. È un precedente gravissimo. Questo significa che quando il comune di Capri emette un'ordinanza, il sindaco emette un'ordinanza, questa può essere disattesa. Questa è la segnalazione grave della situazione riferita al solo problema dell'ordinanza, che appunto costituisce un pericolosissimo precedente, perché i comandanti delle navi, perché i responsabili delle società di navigazione, quelli che dovevano essere destinatari dell'osservanza di questo tema, non l'hanno fatto. È un pericolosissimo precedente. Grazie, la parola al sindaco. A me interessano i risultati su questa cosa. Nel momento in cui non si è fatta imbarcare la turbolanza, io ho chiamato il prefetto, il capo di gabinetto, io ho detto: o qua ci muoviamo e chiudo la situazione, o io apro l'ordinanza e cominciamo a fare risposta alle preoccupazioni nei confronti del comandante. Questo cosa avrebbe portato? Avrebbe portato un'escalation di natura solamente legale, ma non avrebbe ritardato la conclusione nel momento in cui di questi non sono sempre la responsabilità, che è anche un precedente pericoloso, ma per me invece va a vantaggio della popolazione, giusto? Nel momento in cui io il giorno dopo la convocazione alla prefettura con tutte le cose accette, ho ritenuto di non procedere a denunciare il comandante che non ci ha fatto imbarcare, io sono abituato ad essere concreto sulle cose, non a fare le battaglie così per farlo. Io purtroppo ho un'altra mentalità, a me alla fine questo ragionamento non l'ha aspettato, a me mi interessa alla fine questo essere qui a mettere in modo, diciamo, i discorsi sopra un problema, perché se io devo andare poi, se non l'avessero fatto, ho ancora il tempo di procedere penalmente in confronto al comandante, eccetera. A me mi interessa che questo ha portato a sbloccare la situazione, da un punto di vista, io la vedo così. Avvocato Romano. Scontro a cui livello alzato, che deve diventare uno scontro quasi istituzionale.
consigliere Costantino Federico sulla necessità di mantenere alto il tipo di attenzione sull'argomento. Non condivido l'impostazione per la quale si poteva fare di più e andava fatto di più. In realtà è stato fatto forse più di quello che andava fatto, perché ricordo a tutti che diciamo, l'unico comune del corso di Napoli che ha adottato questa ordinanza sindacale l'abbiamo fatto noi. Ricordo che è un'ordinanza sindacale extraordinem, quindi straordinaria, in cui il sindaco, che è la massima autorità in materia di tutela della sicurezza e della sanità, si sostituisce ai poteri del prefetto. In questa occasione non si è adoperato, perché ci sono state diverse sollecitazioni e il prefetto non si è adoperato. Il sindaco, che deve tutelare la comunità e salvaguardare la salute di tutta la comunità, è intervenuto, cioè io da questo punto tu non intervieni perché intervengo io e diciamo in questo caso diciamo, mi sostituisco come ufficiale di governo ai poteri che tu dovresti adottare. Quindi ricordo che diciamo, è stato l'unico comune del Golfo di Napoli che ha adottato questa ordinanza e dalla forza e coraggio. Il problema a mio avviso va affrontato, va esaminato sotto un'altra prospettiva, sotto un altro profilo, che forse ci sta un attimo succedendo. Qua è vero che diciamo, è un problema di legalità, cioè di applicazione o meno di una normativa. È vero che diciamo, c'è un principio di legalità che a cui noi non possiamo derogare come soggetti, a maggior ragione come soggetti istituzionali, come enti. Però è altrettanto vero che un principio di legalità, cioè il rispetto della legge, passa attraverso un corretto esercizio dell'applicazione della legge. Cioè il punto grave, a mio avviso, cioè lo scandalo inaudito di questa vicenda, è che questa è una normativa di 20 anni fa. È una normativa che ricalca una normativa, un regolamento europeo del SOAS e di applicazione internazionale, che per 20 anni nel Golfo di Napoli si è viaggiato in questo modo. Allora qua il problema è molto più serio, perché di fronte ad una ottusità istituzionale, e questo è accaduto, quando è stato fatto l'incontro alla prefettura a Napoli, c'è stata una sorta di ottusità istituzionale. Qua ci sono stati enti istituzionali che tra di loro non hanno cooperato. Perché tu, autorità marittima, che da un giorno all'altro, all'improvviso, scopri che questi traghetti non sono conformi alla normativa SOLAS europea e viaggiano da 20 anni, perché da un giorno all'altro tu interrompi e vieti così repentinamente il trasporto di un'ambulanza. Cioè tra i due litiganti il terzo muore, cioè la comunità isolana. Questo è il fatto grave. Allora, diciamo, tu autorità marittima, nel momento in cui hai rilevato questa anomalia, avevi il dovere di una volta riscontrata la normativa, di dare un termine alla compagnia marittima, alle compagnie marittime, di adeguarsi e diciamo, rispettando questo protocollo. Questo doveva accadere. Allora qua da una parte, il fatto grave qual è? Da una parte ci sono le compagnie marittime che per 20 anni hanno circolato nel Golfo di Napoli portando milioni di persone e facendo incassare milioni di euro a chi diciamo, gestisce le compagnie marittime, non si sono adeguate a tutela dei cittadini capesi e dei cittadini solari del Golfo e non c'è stata un'autorità marittima che in 20 anni, guarda caso, non ha mai vigilato. Questo è il fatto grave. Questo è un fatto di una gravità inaudita. Cioè, noi non possiamo stare in balia di tutto ciò. Cioè, è chiaro che nel momento in cui tu riscontri questa anomalia, avevi il dovere di sollevare il problema, di chiamarti le compagnie marittime e procedere a un tavolo tecnico di adeguamento di questa situazione. Ma tu non puoi da un giorno all'altro interrompere in maniera ottusa, perché la legge dice questo, non puoi interrompere questo tipo di trasporto. Questo a mio avviso è il fatto più grave. La partita a mio avviso è giocata con due soggetti, compagnie marittime e autorità marittime. Questa è la partita in cui noi ci troviamo in mezzo. Però c'è un terzo soggetto che interviene nella partita, che è la Regione Campania. Perché se la Regione Campania, perché se c'è un andirivieni di ambulanze nel Golfo di Napoli è perché gli ospedali sono carenti.
se l'ambulanza della Croce Azzurra, l'ambulanza della San Vincenzo di Parma va avanti e indietro sul traghetto, sui traghetti Carma, è perché l'ospedale di Carma è assolutamente precario e carente. Cioè, ne dico una, non c'è la sala per fare un protocollo di chemioterapia. È chiaro che tutti quelli che devono fare protocolli di chemioterapia devono andare, diciamo, avanti e indietro l'ambulanza. E questo è un fatto grave, cioè mette in gioco la regione Campania. Non si può tirare fuori da questa vicenda, come non si può tirare fuori dalla regione Campania quando ha dato 20 anni fa e quando monitora le concessioni che dà nel Golfo di Napoli. Cioè, come è fatto a dare una concessione ad una compagnia marittima priva dei requisiti di legge per poter circolare in questo modo? Allora, questo è, diciamo, a mio avviso, il tema dello scontro, che deve essere anche scontro istituzionale, ma nell'interesse della cittadinanza. Che noi, diciamo, allora io mi invito, diciamo, con tutti quanti, io poi dico sul problema della sanità, noi dividiamoci su tutto, ma sul problema della sanità non ci dobbiamo dividere, perché sono problemi che ci guarderanno tutti, o prima o poi ci guarderanno tutti, quindi cerchiamo di unire le forze. Però questo è il punto, adesso va monitorato, e siamo in regime di deroga, e viva Dio che la ASL ci ha dato una mano. La ASL, che forse è la meno coinvolta direttamente, la ASL ci ha dato una mano. Io devo dare anche qua, oltre alla ASL, è stato un ingegnere che l'Oliva ce l'ha fatto. Faccio nome e cognome. Che in quell'occasione, in un tavolo tecnico di ottusità totale, mi dovete credere, ottusità totale, lo dico, diciamo, a ragione veduta, in cui enti istituzionali tra loro non cooperano, in cui ognuno ha messo la bandierina e nessuno si muoveva da questa situazione, in cui si era trovata la soluzione che rischia che ha i traghetti aperti e quindi si poteva risolvere il problema rimane caldo. E poi c'è un altro profilo che va esaminato e va indagato. La normativa SOLAS è concepita a livello internazionale. Voi mi dovete dire un'ambulanza che fa mezz'ora di trasporto, probabilmente la normativa SOLAS è stata concepita per i viaggi molto più lunghi. Parliamo della Gran Bretagna, della Francia, della Normandia, cioè in cui, diciamo, questi traghetti fanno dei percorsi molto più lunghi, in cui effettivamente l'ammalato deve essere trasportato, viene preso dall'ambulanza giù, viene portato sopra attraverso. Ma voi ditemi come è applicabile questo protocollo in un trasporto di mezz'ora tra capo e sorretto, in cui tu che devi fare? Devi prendere l'ammalato, devi portare sopra, peggio fare questo che... Per giocare questo, che forse è meglio che rimanga in ambulanza per mezz'ora. Probabilmente è preferibile che l'ammalato rimanga nell'ambulanza, poi tra l'altro sono ambulanze che, diciamo, di nuova generazione, con l'aria condizionata, quindi tutto questo ci deve interrogare e mette in discussione la nostra isolanità, la nostra difficoltà e, secondo me, dobbiamo tenere alto il livello dello scontro anche istituzionale, perché è una battaglia di civiltà quella che stiamo portando. Allora, il consigliere Bozzaore, dopodiché direi di passare al terzo argomento. Sì, sarò velocissimo. Tra l'altro, quando ci fu l'assegnazione, la rivisitazione dei contratti di servizi a Carma, noi spingemmo affinché le ambulanze, anche quelle non soltanto del 18, ma anche delle associazioni, venissero trasportate gratuitamente, proprio perché effettivamente il problema sappiamo che anche casistiche ha un elevato grado quantitativo di trasferimenti che si fanno ogni giorno. La questione, diciamo, è conosciuta, però la proposta che potrebbe venire, visto la lunga discussione che ha fatto capire come tutti quanti ci teniamo alla problematica e come ci teniamo ad affrontare insieme, no? Al di là, diciamo, di quelle parti di vedute in cui siamo un pochettino più distanti, ma effettivamente è la normalità, insomma, che non ci dobbiamo trovare su tutto. Probabilmente per il prossimo consiglio potrebbe essere interessante sia per il consiglio manicato che per quello di Carmi di cercare di fare una delibera anche di voti al ministero per cercare di affrontare la normativa, per dare maggiore forza e supporto all'azione che il sindaco svolge in quelle sedi. Probabilmente è qualcosa che in altri casi ci è servito a volte per sbloccare le situazioni, e quindi potrebbe essere il modo per far sì che tutti quanti con un documento ufficiale, diciamo, siamo tutti d'accordo a questa cosa, al di là dei partiti, al di là dei comuni che rappresentiamo. Quindi questa potrebbe essere la chiusura di una discussione, perché è lunga, che però può dare anche dei frutti
positivi per la cittadinanza. Non c'è chiaramente nulla da deliberare, perché rispetto alla richiesta di convocazione non mi è arrivata alcuna proposta, per cui io passerei, possiamo passare, al terzo argomento. Il terzo argomento all'ordine del giorno, che... Siccome c'è solo in questo momento questa convocazione della Camera e ci sono degli elementi che secondo me vanno subito contestati, in realtà è un documento che è stato dato per... Scusa, arrivo subito anche all'obiezione che facevo sul contenuto di questo, e cioè il fatto che la deroga possa essere consentita per una sola ambulanza. Ma questa è una cosa... perché siccome c'è pervenuto il Consiglio Comunale non trattato, non rilevato, almeno qualche elemento di ricettura di città era necessario. Questo ci è arrivato con delle convenzioni che loro hanno fatto alla Mira. Ma visto che questo è arrivato per conoscenza delle convenzioni che loro avevano questa procedura già precedentemente. Questa procedura loro hanno precedentemente la avevano già. Logicamente da questo si parte con ragionamenti diversi, e di queste cose loro già avrebbero dovuto applicare. Questo è deciso, che loro non contemplavano in passato, parlavano solo del trasporto pubblico del 18, non parlavano del, non consideravano il privato, cioè il privato, il volontariato, la società, siamo del 18. Quindi non questo non possiamo fare questo. Abbiamo fatto una battaglia per questo. Il problema principalmente riguarda proprio il volontariato, quello che siamo andati a fare, più che il 118. Il 118 in qualche maniera andare a Napoli in tutti i modi. Quindi questi sono dei punti, diciamo, di conoscenza, ma certo questi non sono scritti mica da Bibbia, che poi bisogna arrivare. Perché non ho parlato, volevo ricordare solo perché questa è quello che ci hanno mandato. Siamo in una fase. Allora, posso fare una precisazione su questo fatto sulla nota? Prego. Il fatto importante è che la Carema propone un protocollo nell'attesa che venga definito in maniera definitiva, che venga risolto in maniera definitiva. Il fatto più importante, secondo me, è che non sappiamo se l'autorità marittima è d'accordo su questa proposta, che fino ad oggi non abbiamo avuto conoscenza. Non so se Paolo può ricordare qualcosa. Io ho provato a chiamare l'autorità marittima, noi non sappiamo se l'autorità marittima ha accettato il protocollo transitorio nelle more di, diciamo. Infatti l'autorità marittima, l'autorità marittima in questo momento, più che il protocollo, in realtà questa è una procedura che la devono per forza fare, perciò c'è il visto del medico 118, non è un caso che, diciamo, bisogna avere il medico 118, perché proprio perché c'è la struttura pubblica a quel livello non posso non farlo imbarcare. Questo è il punto. Perché come siamo arrivati al 118? E chiaramente la capo di porta, finché qualcuno glielo dice da solo, non firmerà mai niente in generale. Questo è il problema. Perciò c'è il 118, perché con loro non posso tirarsi indietro a solo perché si tratterebbe di una situazione che avesse la responsabilità. Chiaramente il documento che è stato fornito dal sindaco anche sempre nell'ottica di questo discorso, appunto, di creare una sinergia anche con la minoranza. Adesso avevo già chiuso il quarto punto all'ordine del giorno, è diventato il terzo. Passiamo quindi alle interrogazioni e mozioni. L'interrogazione che è all'ordine del giorno è quella del gruppo consigliare Caprivera, depositata in data 8/6/2019, che ha ad oggetto il collegamento Marina Grande a Anacapri. Il relatore è questo. Però c'è un'interrogazione diversa, c'è un'interrogazione sui tutti i
Allora, avete presentato originariamente questa interrogazione che ho messo all'ordine del giorno, l'avete presentata in realtà era una duplice veste, io l'ho interpretata in entrambi i sensi, sia come interrogazione sia come inserimento del punto all'ordine del giorno, come vedrete. È arrivata poi una successiva interrogazione per la quale è stata richiesta risposta scritta, quindi non è all'ordine del giorno oggi perché il sindaco ha 30 giorni per rispondere per iscritto e sarà inserita nella convocazione successiva, per cui al momento parliamo di questa e anche su questo io vi chiederei sulle interrogazioni di non mettermi in difficoltà perché questa che mi avete presentato è un po' un ibrido tra un'interrogazione e un inserimento all'ordine del giorno, non è molto chiara, quindi vi chiederei come cortesia di qualificare un po' meglio la domanda. Relatore è il dottor Pozzatre, quindi avvio la parola. Allora, in realtà anche in questo caso, come nel caso della richiesta di consiglio, se non c'è una proposta, come vedremo nel punto 5, per questo punto esauriamo in un solo punto, è perché come gruppo consigliare non abbiamo avuto ancora modo di completare la proposta degna di essere portata all'attenzione del consiglio secondo noi. Quello che però ci tenevamo a in qualche modo a precisare e a sottolineare è l'importanza della tematica che oggi portava all'attenzione del consiglio, che riguarda i trasporti in generale, ma più specificamente un collegamento Marina Grande Caprina Capo, comunque delle forme alternative, perché effettivamente questa problematica esiste nel corso degli anni, questo tipo di problema diventa di evidenza sempre più importante e quindi come amministrazione, oltre come amministrazione precedente, oltre ad aver condiviso un determinato progetto e ad aver parlato in consiglio comunale, ci sta anche poi da ritenere che comunque non si possa in qualche modo abbandonare un argomento di un collegamento per Anacapri, perché questo sarebbe qualcosa di grave per il futuro sia turistico che della mobilità del nostro territorio ed è per questo motivo che noi forse oggi non abbiamo ancora presentato una proposta, come infatti non è allegata agli atti del Consiglio, riteniamo che non ci si possa non occupare di questa problematica e dal momento che siamo un po' più disorientati sugli intendimenti presente e futuro dell'amministrazione, per questo motivo è stato portato agli atti del Consiglio ed è questo quindi l'impegno che oggi si deve avere è quello di continuare a ragionare su un collegamento alternativo per Anacapri, magari di portarlo nelle sedi opportune che possono essere commissioni consigliari ad hoc, le commissioni permanenti già esistenti, eccetera eccetera. Questo diciamo facendo la sintesi di quello che può essere sia il punto 3 che il punto 5, non essendoci una proposta io oltre queste dichiarazioni non andrei. Passo subito la parola al sindaco, però sul punto proprio una questione di ordine generale che riguarda le richieste di inserimento dei punti all'ordine del giorno. E in realtà capisco l'importanza dell'argomento, capisco che voi abbiate esigenze di portare in consiglio comunale e vi ringrazio per averlo fatto perché in realtà c'è tanto da dire. Ma non potete, e i prossimi chiaramente non saranno per me ritenuti ricevibili, farmi una richiesta di inserimento di ordine del giorno senza poi portarmi l'argomento per discuterne in ordine generale. Quindi diciamo che per correttezza, questa volta essendo il secondo consiglio comunale, ho ritenuto di inserirlo all'ordine del giorno. La prossima volta dovrò stralciarlo e non si potrà discutere. In realtà praticamente funziona il contrario, cioè nel momento in cui voi avete già una proposta da portare in consiglio, poi chiedete l'inserimento all'ordine del giorno, ma questo diciamo è da regolamento, ve lo sto dicendo semplicemente per una questione di rapporti istituzionali, di cortesia. No, figurati, non è dubbio che non ne siate dimenticati. La parola al sindaco che è l'interrogato. Volevo innanzitutto portarvi a conoscenza il sindaco di Anacapri mi ha scritto, 27 l'altro giorno, una nota che la posso leggere, risposta, io ho inviato al comune di Anacapri il verbale dell'insediamento del sindaco, del documento, e nelle quali c'erano delle note di confronto del comune di Anacapri e il sindaco mi ha risposto, in merito alla trasmissione dell'atto in oggetto, accolgo con grande soddisfazione la parola del presidente della città di Capri per le lingue approfondite durante il Consiglio Comunale, sono parole che mi inorgogliscono ma allo stesso tempo mi danno responsabilità, pertanto ricambio la stima nei confronti suoi e
tutta l'amministrazione di Capua. Ritengo fondamentale la collaborazione delle due amministrazioni comunali di Capua e Nacala di fronte alle grandi sfide che in questo momento ci troveremo ad affrontare. Problematiche che vanno dalla mobilità alla sanità e che richiedono un impegno comune, perché solo l'unità di intenti si può dare forza alla voce della popolazione per tutta l'isola. La presente pertanto si chiede un incontro in breve periodo tra le due amministrazioni. Finalmente si comunica il contenuto del presente nota sarà inserita nel verbale del prossimo consiglio comunale di Anacalde. Questo diciamo, è per dare una nota distensiva diciamo, delle due amministrazioni e quindi diciamo, penso che questo sia il punto di partenza di una rinnovata collaborazione concreta e fattiva come c'è sempre stato tra due comuni perché l'isola è la stessa e abbiamo molte scelte insieme. Per quanto riguarda la questione del collegamento delle problematiche che riguardano sia i collegamenti stradali attuali sia diciamo, per quelli futuri, voglio dire che mi sembra che la problematica di un possibile collegamento tra Capua e Nacala alternativo alle strade e comunque le problematiche ci sono sulle strade sia un argomento sicuramente da parte dell'amministrazione comunale ribadito già tante volte perché la situazione è sul territorio è quella che è grave e mi sembra che questo sia stato diciamo anche ribadito in tutte le sedi anche al momento dell'insediamento. Mi sembra corretto incanalare qualunque discussione su diciamo quello che sono gli sviluppi dei collegamenti anche terrestri e su altre da definire nelle giuste commissioni consiliari e nei giusti gruppi di lavoro, anche perché a noi avendo messo in movimento il piano urbano comunale e diciamo tra le altre cose dobbiamo andare a rivedere il piano urbanistico intercomunale, ci sono una serie di problematiche strettamente collegate a queste faccende, perché diciamo è inutile dire che per tutta una serie di motivazioni che sappiamo tutti quanti la situazione sulle strade ormai è diciamo, diventata impossibile aggravata al fatto che comunque non sono state possibili nel 1996 che inserimmo nel Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione del piano paesistico inserimmo come amministrazione dell'epoca la Bretella Capua Nacala cioè lungo la zona di Aiano per alleggerire il traffico pesante sulla strada, ma all'epoca purtroppo, dell'epoca al Ministero, mi ricordo, mi sembra che c'eravamo io e il consigliere Federico, all'epoca sindaco, che fu cancellata con una semplice colpa di matita. Peccato perché avevamo già all'epoca intervenuto su una zona molto libera, molto diciamo meno urbanizzata di oggi, molto meno complicata e avevamo già dato un primo contributo a un discorso di alleggerimento della situazione di traffico sulla zona. La materia è complessa. Io penso che diciamo, noi dobbiamo cominciare a ragionare un'altra volta su questa problematica sia per quanto riguarda il collegamento dei mezzi pesanti, sia per quanto riguarda un eventuale futuro possibile collegamento di Capua Nacala. Ricomincia a parlare senza come si sta facendo, senza pregiudizio, riservimento o diciamo, termine senza diciamo, essere offensivo, assolutamente in posizione di parte, di soluzioni che può darsi che non sono sempre condivise o può darsi che non sempre sono confacenti ai nostri interessi. Quindi penso che da parte nostra, dell'amministrazione, riporteremo sicuramente questi argomenti. La questione del traffico, dei collegamenti terrestri nelle sue varie maniere, nelle varie maniere, ma principalmente anche le varie questioni che ci sono collegate alla, diciamo, all'invasione che sta avendo sull'isola, ormai su situazioni gravissime, lo sappiamo tutti quanti, nelle commissioni consigliari, che non a caso ci sono commissioni consigliari importanti, come quella dell'urbanistica, programmazione territoriale, cioè sono commissioni strategiche su cui ci andiamo a confrontare. Io ritengo corretto il approccio insomma l'argomento per quello che ci riguarda non abbiamo altro intervento qualcuno intervenire quindi se il gruppo di minoranza si ritiene soddisfatto dalla risposta all'interrogazione noi passeremo a questo punto al sesto a questo punto era l'interrogazione perché al momento
stata proposta. No, non si vota nulla perché chiaramente non avete fatto alcuna proposta, per cui a questo punto, non essendoci altri interventi, passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, che è la ratifica variazione di bilancio della delibera, cioè che è stata disposta con delibera di giunta numero 95 del 12/6/2019. Il relatore e il consigliere Succiuccio, a cui passo la parola. Grazie Presidente. Io innanzitutto vorrei dire al Consiglio Comunale che nella qualità di relatore e soprattutto nella qualità di Presidente della Commissione Bilancio ho intenzione nel futuro anche per le variazioni di bilancio, quelle fatte in giunta, di portarle prima in Commissione, però quando si tratta di una variazione abbastanza corposa, cioè, come avete visto qua si tratta di una variazione molto, diciamo, sintetica che riguarda principalmente due voci di bilancio e riguarda specificatamente la posizione in bilancio dell'indennità di fine mandato del sindaco uscente che è pari a 12.096 e presa naturalmente dall'avanzo di gestione così come prevede la legge, perché nel corso degli anni è stato abbandonato in questo fondo vincolato. E poi l'altra voce più consistente di 41.263 e riguarda il finanziamento che abbiamo avuto col decreto lotta all'abusivismo sulle spiagge, il cosiddetto decreto Salvini, che ci ha permesso di assumere i vigili urbani da impiegare sulle spiagge che per la sicurezza, per la lotta all'inclusivismo, come dice Salvini, ma nello stesso tempo anche chiaramente per controllare tutta la situazione, eccetera. Quindi, come vedete, si tratta di una variazione di bilancio molto esigua. C'è il solo refuso che penso la segreteria debba prendere conto, e che nell'ordine del giorno è sbagliato il numero della delibera, mentre invece il testo della delibera che andiamo ad approvare è esatto, e la delibera numero 98 anziché la delibera numero 95, comunque nel testo è giusto, quindi ciò detto invito il Consiglio ad approvare questa ratifica. Grazie. No, allora, noi come gruppo di minoranza ci astendiamo dalla votazione, soltanto un piccolissimo inciso, siamo contenti che finalmente si sia conclusa la procedura per quanto riguarda i fondi del cosiddetto decreto Salvini, perché effettivamente questo potenziamento dell'attività di vigilanza, specie sulle spiagge, eccetera, eccetera, per quanto non per i motivi per cui è nata la legge, la vendita abusiva e quasi via, ma per i motivi di sicurezza, di controllo, eccetera, eccetera, è qualcosa di fondamentale che va a dare la mano anche al comando vigile, al comandante, che negli anni scorsi aveva sempre molte difficoltà a riuscire a fare torni vista l'esiguità del personale a sua disposizione, invece questa è una cosa che lo può aiutare. Per quanto riguarda il resto, come ti dicevo, ti annunciamo la nostra astensione del voto. La parola al sindaco. Sono dimenticate nelle comunicazioni prima, la cosa sicuramente inerente a questo, volevo comunicare al consiglio che dal 15 luglio fino all'8 settembre sarà operativo sulla spiaggia di Marina Grande questo nucleo dei vigili del fuoco, che operativo di intervento sia di pronto, di pronto soccorso sia per altre situazioni, quindi dal 15 di questo mese sarà operativo questa con le moto, sì, con le moto, eccetera, 15. Poi abbiamo avuto anche la disponibilità da parte del responsabile dell'ASL, sempre il dottore Verdolino, di due fibrillatori che saranno destinati a Mena Piccola, altro sulla spiaggia di Mena Grande, e per i quali poi si era anche resi disponibili eventuali corsi per l'utilizzo, che noi vorremmo anche in qualche maniera estendere, oltre che stabilire in balneare, anche a volontari e mamme che sono presenti sulla igiene, ma sulle
altre spiagge in modo da rendere questo servizio a portata di mano delle persone che possono essere fatte con rapidità. Poi volevo anche comunicare che saranno installate delle boe, queste sempre in base alla normativa sulla sicurezza delle spiagge, che in realtà sulle spiagge pubbliche devono essere installate anche in stabilimenti. Queste boe che limite che indicano l'altezza dell'acqua, queste in particolare riferimento ai bambini. Per quanto riguarda il problema del vigile fuoco, installeremo in via provvisoria, le nostre intenzioni, un gazebo in fondo sulla spiaggia dove c'è la scogliera, in modo da rendere visibile questo servizio anche per tenere non al sole, ma in realtà da rendere veramente visibile questo tipo di servizio. Questa è una delle prime cose che abbiamo valutato, come anche altri interventi che riguardano sempre la sicurezza. Il discorso delle telecamere, il problema principale è quello di fare in modo che sulla spiaggia di Marina, di Marina Piccola, di Marina Piccola ci sia una sicurezza per quanto riguarda i bagnanti, e poi questo mondo del meridio c'è un problema, rende Marina Piccola gravissimo per il continuo afflusso di mezzi sullo scoglio delle sirene, che produce una serie di effetti negativi sia dal punto di vista della sicurezza proprio dei bagnanti, sia per quanto riguarda l'evasione della tassa di sbarco. La zona di Marina Piccola sta assumendo dimensioni indifferente. Se non al dottor Parco, prima. Grazie signor per la precisazione. Mi fa piacere che l'amministrazione continua il lavoro già fatto dalla precedente amministrazione con l'attuazione di corsi e quant'altro, che abbiamo già fatto anche per le forze dell'ordine, anche in collaborazione con enti privati che hanno finanziato e quant'altro. E ricordo che ottima la disponibilità dell'ASL a istituire ulteriori defibrillatori, ma ricordo che la Marina Piccola ce n'è uno e c'è un'altra mina grancia, la porta dei vigili disponibile, che ovviamente più ce ne sono, meglio è, anzi la dedica a ogni postazione, e che i costi vanno comunque fatti e rifatti continuamente anche per aggiornare forse come ha fatto in passato per carabinieri, vigili urbani e quant'altro. E ricordare una cosa anche ai colleghi, anche al dottor Dorazzi, che bisogna poi manutentare questi apparecchi, perché poi vanno le batterie si scaricano un po' di tempo. Io, prima della fine dell'ultima consigliatura, abbiamo sostituito alcuni apparecchi nella zona della pietra, alla zona della croce, che poi sono le zone anche le più distanti. Ora ci sono, tutti sono funzionanti periodicamente di controllo, sono tutti funzionanti, ma bisogna sostituire le batterie. Le batterie sono disponibili già al comune, bisogna soltanto fare in modo che se volete siano disponibili, oppure se volete farlo voi, insomma, non ci sono nessun tipo di problema, bisogna sostituirle, perché va da poco quando hanno, si scaricheranno completamente, perché siamo in scadenza. Quindi ho approfittato della cosa per fare questa comunicazione. Grazie, sì, non avrei detto, insomma, sono arrivati da qualche giorno, bisogna soltanto prendere e sostituire, posso farlo io, possiamo fare insieme, non c'è nessun problema. Grazie. La parola, il giro Cotone aveva chiesto la parola. La parola al consigliere Cotone. Dove mi risulta che qualche giorno dopo la fine della consigliatura, ai primi giorni inizia la nuova consigliatura, il TAR si è espresso favorevolmente nel comune contro la compagnia che aveva fatto ricorso contro l'ordinanza, e quindi rimane ad oggi vigente, per non essere la difficoltà di controllo che dicevamo, che forse questo decreto Salvini ogni tanto anche in regioni fanno una cosa buona, potrebbe tornarci utile, insomma. Possiamo passare al successivo argomento all'ordine del giorno, che è l'accettazione. Passiamo alla votazione della ratifica della variazione del bilancio. Voti favorevoli? No. E voi vi astenete, immagino. La stessa cosa per la provvisoria di sicurezza. Votazione? Sostessi. Passiamo quindi al settimo punto all'ordine del giorno, che è l'accettazione della donazione ad opera della Fondazione Ilke Bertolt Roland di due opere pittoriche dell'artista tedesco Dietlind Stendi, dal titolo Paraglioni di giorno 2018, Paraglioni di notte 2018. La relatrice è la professoressa Paola Mazzina.
tratta, si tratta appunto dell'accettazione che questo ente va a deliberare in merito alla donazione di due opere dal titolo Faraglioni di giorno e Faraglioni di notte, che sono custoditi presso il centro documentale a Viale Botteghe. È una donazione che praticamente è stata avanzata in data 1 ottobre 2018 dal signor Oliver Rolando, e per il quale appunto noi oggi siamo chiamati a deliberare dell'accettazione e dare disposizione agli uffici per provvedere in tal senso. Ora metterei la parola al consigliere Federico. Sì, non ho sentito se c'era una specifica destinazione di questi casi. Sulla base, allora, premesso che in data 1 ottobre 2018, come risulta dalla nota del protocollo 23965, il signor Oliver Rolando, in nome e per conto della Fondazione Ike Bertold Roland, in memoria della fondatrice dottoressa Ike Roland, manifestava la volontà di donare alla città di Capri, in onore del legame che lo unisce alla nostra isola, al fine di acquisire tra i suoi beni inalienabili e di esporre nella casa comunale due opere pittoriche dell'artista Stenkin, delle dimensioni 30x40 fissate su carta bianca, delle dimensioni 50x40 e denominate Faraglioni di giorno e Faraglioni di notte 2018. Considerato che, quindi le valutazioni, non c'è in effetti una destinazione che la donante praticamente suggerisce, quindi noi l'acquisiamo al patrimonio e lo destiniamo è stato già posizionato perché risale alla precedente consigliatura nel centro documentale. Perché mi pare che già esiste nel patrimonio comunale già un discreto numero, forse già adesso potrebbe essere possibile avviare un'iniziativa di questo genere, che magari potrebbe coinvolgere la gestione della Certosa come location per un'iniziativa del genere, essendo già la Certosa, la Pinacoteca, la Relativa, l'ultima, quindi forse una sinergia, un contatto con la Sovrintendenza, questa iniziativa del Comune di Capri potrebbe essere un'iniziativa valida sotto i vari profili, prima culturale, poi anche turistico e così via. Grazie Presidente. Passiamo quindi alla votazione della proposta. Voti favorevoli? Unanimità. Provvisoria esecuzione del deliberato? Unanimità. Immediata. Passiamo quindi all'ottavo punto all'ordine del giorno, di cui la relatrice è sempre la professoressa Mazzini, e si tratta sempre di un'accettazione della donazione. Grazie Presidente. Sì, anche in questo caso ci troviamo ad accettare la donazione del pittore Francesco Viscardi, che dona appunto alla comunità di Capri un dipinto dal titolo E ora di punto, a Piccarelli Circus, London, England. In effetti è appunto un quadro che è esposto nella stanza del sindaco, per chi volesse prendere le visioni, e che anche in questo caso non è accompagnata da nessuna destinazione precisa, se non quella di manifestare ed esprimere la sua forma di la propria volontà e l'amicizia che lo lega al territorio. Quindi anche in questo caso ringraziamo l'autore di questo atto di generosità che ci riserva e rimettiamo alla valutazione dell'intero consesso l'approvazione dell'assistenza. Presidente, semplicemente vorremmo come gruppo consigliare che le dichiarazioni che ho reso per il precedente argomento sono anche in questa seconda donazione ottenuta, a parere appunto del gruppo consigliare da Rivera. Va bene, lo metteremo a verbale. A questo punto passiamo alla votazione della proposta. Voti favorevoli? L'unanimità. Un attimo il sindaco, se lo aspettiamo un secondo magari lo chiamiamo. No, hai ragione. Dove stiamo volando? Tutto così.
passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Immediata esecuzione del deliberato? Unanimità. Possiamo quindi passare al successivo punto all'ordine del giorno, che è l'accettazione di due scooter per disabili, donazione del relatore il dottor Salvatore Ciuccio. Grazie Presidente. Quindi c'è una richiesta di rinvio dell'argomento, in quanto diciamo, la pratica deve essere ancora, a mio parere, istruita diciamo, completamente, anche perché questo è la precedente amministrazione e per la verità non abbiamo capito se si tratta di una donazione o di una semplice offerta di prestazioni di servizi su dei studi scooter già presenti sul territorio, nel senso che non è che ci hanno regalato, noi cerchiamo una donazione nel senso che ci donano degli scooter. Pare di subito, dico pare, non erano al corrente di Stato, pare di subito che questi scooter siano stati invenuti i posti di capi, magari lasciati anche o in custodia o addirittura coscientemente dai proprietari, però erano in stato diciamo di non funzionamento e quindi c'è una società che credo che venda anche questi studi, soprattutto di pari questi studi, che si offerte gratuitamente di riparare questi studi. Quindi io vorrei portare la proposta organica al prossimo consiglio comunale che identifichi bene da che cosa stiamo parlando, soprattutto volevo anche portare un po' ecco, come diceva anche per le opere d'arte, ma anche la destinazione, c'è cioè una specie, una sorta di regolamento, una sorta di indirizzo di come verranno poi utilizzati questi due studi per evitare che vengano via qua abbandonati. C'è una proposta di invito. Favorevoli alla proposta di rinvio, se posso aiutare nella ricostruzione, da quel che ricordo che non ho seguito direttamente la vicenda, ma siamo a disposizione con magari gli ex assessori per ricostruirla. Uno dei due scooter sicuramente era già di proprietà comunale o comunque di titolarità comunale. Mi sembra di ricordare che il secondo scooter invece veniva donato ex novo, quindi la donazione consisteva nella prestazione di mettere di nuovo in funzione il primo e nel donare il secondo, però questo è un tipo di cosa che io ricordo adesso così a memoria, ma mi riservo anche di approfondire meglio di dare il contributo che si può dare. Poi sì, fondamentalmente l'osservazione che avevamo fatto è quella di cercare di individuare i luoghi dove vanno tenuti, come vanno tenuti, chi li utilizzare, perché altrimenti rischia di perdersi qualcosa che potrebbe essere un'occasione importante, magari ecco, per esempio affidare all'associazione potrebbe essere importante, no? Per esempio l'associazione per l'arte che dare molta pubblicità all'argomento per evitare che poi vengano chiusi in un deposito e tra due anni ci andiamo appunto da capo a poterli riaggiustare nella speranza che possano essere utilizzati. Quindi possiamo passare a votazione, chiamiamo un attimo la professoressa Mazzina che si è allontanata. Quindi chiedo al Presidente di interpretazione.
chiarire e spiegare l'oggetto dell'argomento che stiamo discutendo e che ci accingiamo a fare. Il fatto che non ci sia modifica per quanto riguarda la spesa, capitolo di spesa, eccetera, va chiarito nel senso che le somme che sono attribuibili in base alla presenza del seduto di consiglio comunale, per quanto riguarda il ruolo del consigliere, ha avuto la destinazione all'associazione ANPAS per le proprie esigenze. Ecco perché la spesa non viene modificata, perché non lo volevo spiegare soprattutto per chi ci segue e per chi diciamo, seguirà o correggerà, perché se no non si capisce bene che cosa intendiamo fare. Cioè la nostra destinazione, parlo dei consiglieri capelli, all'associazione riguarda quindi quelle somme che comunque vengono spese. Non vengono attribuite ai singoli consiglieri, ma vengono attribuite ad un terzo, ma comunque fanno parte del bilancio comunale e sono spese. Questo è il chiarimento che intendevo fare. Grazie. A questo punto poniamo la proposta di votazione per votazione per l'invarianza della spesa. Voti favorevoli? Semplicemente c'è varianza di spesa, quindi poniamo in votazione, voti favorevoli. Unanimità, immediata eseguibilità della determinazione, come prima, unanimità. Passiamo quindi all'undicesimo argomento all'ordine del giorno, che è indirizzo al sindaco per approvazione del bilancio della Capi Servizi SRL, il relatore è il dottor Ciuccio. Yeah.
scrivendo al consiglio di amministrazione la nomina di una società di revisione affinché proceda alla revisione della contabilità della società e le relazioni sull'attività del consiglio di amministrazione in merito alla corrispondenza di essa con quanto previsto all'oggetto sociale di cui allo statuto societario. Grazie. Prima di passare alla votazione ci sono interventi? Sì, consigliere Verico. Grazie. In effetti soltanto per di non essere d'accordo sul rinvio sarebbe opportuno sempre per come dire, la funzionalità dell'amministrazione, eccetera, ma non dato irrilevante il mio perché comunque io mi asterrò dalla votazione non avendo fatto parte della passata consigliatura dell'amministrazione e quindi cioè, mi assengo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Capogruppo di Camivera. Ah, quindi si allontana, consigliere Federico, mi scusi. Si allontana proprio, non si assiede, si allontana. Se non ci sono altri interventi io posso anche intervenendo, okay. Quindi si astiene, tornerà per la votazione. Va bene. Allora, al di là della questione del rinvio, capisco la motivazione insomma, di fare in modo che tutti i consiglieri possano essere in qualche modo edotti il più possibile eccetera eccetera. Quello che mi domando è nella assemblea che si terrà, visto che ho visto all'albo pretorio, ho visto gli avvisi per la scelta degli amministratori, la scelta degli amministratori sarà anch'essa rinviata oppure come ci si regolerà insieme nell'ordine assemblea? Io ho applicato questo regolamento nel 2016 che in piedi, seguendo la stessa procedura che è stata fatta nel 2016 per la nomina della Cava Servizi. La mia intenzione è quella di procedere alle nomine del Consiglio di Amministrazione perché non possiamo tenere una situazione data. Cioè, quindi fossimo a novembre, abbiamo anche bisogno aspettare. Oggi siamo a luglio, la situazione ci sfugge di mano, già sia per le due società, tutta una serie di motivazioni, anche contingenti, specialmente sulla questione dell'edilizia urbana, problematiche che stanno arrivando, pezzi che non vanno a discarica per quella motivazione, è abbastanza urgente. Quindi diciamo, noi l'8 luglio è convocato due assemblee, quindi io procederò alle nomine di due consigli di amministrazione sicuro, lunedì 8. Parlerò anche con ieri abbiamo fatto le due, abbiamo rinviato la giornata appunto per l'applicazione di questa procedura che era un po' incerta anche come deve essere fatta, come abbiamo fatto come stava l'altra volta, quindi ci siamo attenuti a come è stata fatta nel 2016, tra giugno e agosto 2016. Allora, a questo proposito, ovviamente i giudizi sulle attività delle società probabilmente sono differenti, insomma io sia per la Cava Servizi che per il porto mantengo un giudizio positivo delle cose come sono andate e per la Cava Servizi in realtà anche per le cose come andavano le cose precedentemente al nostro arrivo. Per quanto riguarda il porto, soprattutto l'ultimo quinquennio, i numeri parlano di una certa positività per cui insomma sono sicuro che il sindaco individuerà tra gli amministratori persone che saranno effettivamente in grado di portare avanti l'ottimo lavoro svolto dai consigli di amministrazione. Ovviamente adesso la piazza è piena del Toto Nomi che ovviamente adesso comincerà, quindi spero che le persone siano individuate più in base alle loro effettive capacità e insomma che sul gioco insomma valutazioni di carattere esclusivamente politico, insomma con la speranza che non vengano rimessi in gioco ex assessori che non sono stati all'altezza dei ruoli che hanno svolto e che si sono ricostruiti scioperro o cose del genere, ma persone che abbiano la capacità effettivamente di portare avanti queste società nel modo in cui devono essere portate avanti e quindi che la cosa non scada in un gioco di posizionamento politico che secondo me farebbe male di queste due importantissime società. La parola al sindaco. Le due società sono società strategiche che hanno una diversa storia e per le quali c'è una problematica contingente anche per il loro futuro abbastanza complicata. Noi ci mettiamo
insomma, a raccontare, a dire anche quelle che sono le problematiche del supporto turistico rispetto alla concessione futura, che insomma siamo tutti un poco appesi rispetto a questo. Certamente sarà una votazione, perché questa è una delle poche cose di cui il sindaco può, diciamo, disporre, è quella di una decisione solitaria su questo, diciamo, argomento. Io valuterò francamente, il mio interesse da presente è quello di farli funzionare il mio modo possibile. Su questo, diciamo, siamo più d'accordo. Ho anche detto ieri al, devo dire la verità, che qualche membro, lo voglio dire per la questione di correttezza, qualche membro del consiglio che riguardavano gli organi di controllo, qualche membro ieri, grazie all'assemblea, ha dato la disponibilità a, diciamo, a dimettersi. Io ho detto che per quello che mi riguarda non c'è questa necessità di, per me, degli organi di controllo attuali possono arrivare tranquillamente alla fine del mandato, che mi sembra anche corretto, anche perché significherebbe ricominciare un'altra volta a far capire a chi entra da capo una situazione che è insomma in piedi. Quindi per quello che mi riguarda io cercherò di stare attenti, di valutare bene la cosa, perché le società sono grosse, importanti, fanno servizi essenziali, importantissimi, quindi bisogna prestare molta attenzione a come si. Io sono sempre, io non sono nella mia vita stato manicheo, nel senso che non ho mai pensato che da una parte c'è la verità assoluta e dall'altra parte c'è il male assoluto. Ho sempre detto che nella vita le cose, quelle cose sono state fatte, le positive vanno mantenute, quelle che secondo noi vanno migliorate o diciamo modificate o cancellate saranno, diciamo, saranno fatte. Io penso che comunque sono società delicate, molto delicate, a cui bisogna prestare attenzione, quindi diciamo raccolgo tutti, insomma, gli inviti e le valutazioni, certamente la mia sarà una valutazione verso gli interessi del paese, non verso gli interessi delle singole persone. Questo è il ragionamento che oggi posso fare, anche perché onestamente aspetto i curriculum che arrivano e poi guardiamo. La parola al consigliere Ciuccio. Vabbè, io ho sentito dire che i nomi più raccomando di gravi, se non mi può sempre. Però giustamente il giocatore, tu hai messo un po' di pelo, giustamente io non posso a questo punto non mettere pure un po' di condimento questo consiglio comando. Fino adesso mi sembrava abbastanza molto ricreativo, cioè, io voglio dire solo questo, cioè carità, ma adesso non è che voi nella tua dichiarazione fate anche un processo all'intenzione, cioè una raccomandazione, però ecco, fare la raccomandazione sul futuro significava anche, diciamo, non essersi comportato allo stesso modo quando sono state fatte le nomine, perché non tutte le nomine chiaramente sono state fatte come nomi come Hukmar eccetera eccetera, ma sono state fatte proprio delle nomine che in effetti sono proprio quello che dicevi tu, ecco, se magari non eletti o se cosa, cioè in effetti nei consigli di amministrazione sono stati messi chi ha sostenuto la lista, non è che si è fatto, diciamo, una sono stato via Hukmar o grande eccetera eccetera, quindi detto, diciamo, da, ci permette, insomma, che politicamente possiamo anche noi qualche volta dice che secondo te voi dici raccomandare questo, ma voi secondo noi il nostro avviso ce l'avete fatto, quindi non è che poi fate quello che dico io, non è solo le cose. No, io che devo dire che pur comprendendo e rendendomi conto tranquillamente che il sindaco sceglie le persone di propria fiducia, non di fiducia degli oppositori, ci mancherebbe altro, che lo faccia sulla base di, come dire, di una fiducia che non abbiamo estranea all'altezza di quello che gli abbiamo affidato, e quindi ci auguriamo lo stesso, e quindi visto che ripetere all'infinito cose diverse, cioè le stesse cose aspettando risultati diversi, è un sintomo di follia, speriamo che non ci sia questo, insomma. Allora, quindi votiamo per questa proposta, quindi per il rinvio dell'argomento, non dell'argomento, cioè dare indirizzo al sindaco per chiedere il rinvio del
CPA dell'approvazione del bilancio, quindi voti favorevoli? Voti contrari? Voti favorevoli? Scusate, riprendiamo. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? Voti astenuti? 4. La parola al consigliere Federico, immagino voglia parlare di questo. Contrario. Contrario o astenuto? Astenuto o contrario? Astenuto. Quindi sono 4 astenuti, 9 favorevoli, e immagino che il consigliere Federico voglia fare una dichiarazione di voto, perché siamo in votazione. Allora votiamo prima l'immediata eseguibilità. Esatto, non mi ha chiesto la parola, penso la potessi dare. Però l'importante è che ricordavo quello che ho detto, che mi piacere. Certo. Mi astengo perché non sono stato consigliere comunque. Certo. Della passata amministrazione e quindi non mi reputo qualificato per esprimere oggi. Quindi votiamo anche per l'immediata eseguibilità, come prima. Quindi possiamo passare al successivo argomento all'ordine del giorno, che è l'indirizzo al sindaco per l'approvazione del bilancio del porto turistico. Allora, per l'economia di tempo, dando le stesse considerazioni della nostra precedente, senza naturalmente le cose che ci siamo detti, con vorrei aggiungere qualcosa pure qui. Grazie. Anche le mie considerazioni rimangono uguali a quelle di prima. Quindi possiamo passare alla votazione dell'argomento. Voti favorevoli? Inserendo sempre chiaramente la dichiarazione del consigliere Federico, che vale anche per questo argomento. Voti favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Vale lo stesso, mettiamo in votazione per l'immediata eseguibilità. Vale lo stesso. Quindi stesso esito, poi sempre astenuti, immagino. Ok. Quindi passiamo all'ultimo argomento all'ordine del giorno. Che è il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, esame e approvazione. La parola al relatore, dottor Giuccio. Sì, io innanzitutto vorrei ringraziare i componenti della Commissione Statuti e Regolamenti perché ha esaminato questo regolamento sottopostoci dagli uffici e compulsato per la verità da chi vi parla e avendo apportato anche delle, la Commissione ha lavorato, la ringrazio perché ha lavorato bene, soprattutto delle modifiche che mi sembrano abbastanza diciamo, interessanti e soprattutto più congeniali, più vantaggiose per i contribuenti. Di che cosa si tratta? Si tratta in particolare, ringrazio il Presidente, cosa ha detto per lui. Di che cosa si tratta? Si tratta della rottamazione delle entrate comunali anche per come sappiamo sono con il decreto crescita, con il decreto numero 34 del 30 aprile, sono stati riaperti i termini per usufruire delle agevolazioni per la definizione diciamo, agevolata delle tasse non pagate dal 2000 al 2017. E questo decreto crescita, l'articolo 15, ha dato la possibilità ai comuni di estendere questa rottamazione anche ai tributi locali e alle entrate locali, quindi parliamo anche di entrate patrimoniali locali che non sono state pagate ma soggette ai consumi. Per fare questo i comuni però dovevano dotarsi e approvare il regolamento entro oggi
di 60 giorni all'entrata in vigore del decreto. Siccome è andato in vigore il primo maggio, quindi teoricamente entro oggi si deve approvare questo regolamento. E poi entro 30 giorni deve essere pubblicato sul sito. In effetti con tutto già previsto dalla legge, per noi come consiglio comunale, in questo regolamento abbiamo la possibilità di stabilire il numero delle aree, le quali non possono essere superiori, non possono andare al di là del 37.21, possiamo stabilire le modalità con cui il debitore deve manifestare questa sua volontà di definire le imposte e definire le distanze, tutte le cose contenute nel regolamento che si compone di sette articoli che abbiamo ancora. Inoltre, un punto che aggiungiamo a questa delibera, oltre all'approvazione del regolamento, una cosa molto importante, è di pubblicizzare al massimo questa possibilità, perché per quanto riguarda le rottamazioni precedenti, sia quelle statali che quelle comunali, molto spesso non vengono sfruttate proprio perché la gente magari non riesce a non lo fa. Quindi noi cercheremo di pubblicizzare al massimo e per quanto mi riguarda io cercherò anche di trovare un modo con la società che attualmente ha, perché i punti statali sono gestiti dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione, prima era ex Equitalia, il comune si è dotato di una società che praticamente è autorizzata a gestire queste poste, che mi sembra che da 3 anni che subisce questa cosa, e io avrei intenzione appunto di avere contatto con questa società in modo da cercare di compulsare, diciamo, questa società a comunicare ai cittadini in qualche modo questa possibilità di sfruttare questa possibilità. Quindi vi chiedo di approvare il regolamento così come è stato presentato e come è stato così licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamento. Grazie. Prego, consigliere Federico. Condivido l'intervento dell'assessore Ciuccio, in quanto abbiamo partecipato dell'argomento alla Commissione di Salute e Regolamento, che si è tenuto in tempo utile per poter essere qui in Consiglio Comunale e discutere e votare l'argomento. L'apprezzamento del quale il Presidente va sicuramente all'ufficio che ha formalmente riscritto il regolamento, e voglio soltanto segnalare che abbiamo cercato di dare il massimo vantaggio possibile ai contribuenti, soprattutto sul versante delle aziende che sono maggiormente interessate da questo tipo di problematiche, e agevolazione che è stata non solo nella formulazione delle possibili alterazioni, ma addirittura una previsione di soluzioni, diciamo, personalizzate, cioè ben 5 soluzioni diverse di pagamento in 3 mesi, in 6 mesi, insomma abbiamo voluto cercare di dare il massimo di consenso possibile. Non siamo alla flat tax, ma comunque è un segnale che dobbiamo mandare comunque all'economia locale, nel senso di essere di aver adottato, di stare per adottare un provvedimento favorevole soprattutto per le aziende, ma anche per le famiglie e i singoli per quanto riguarda le sanzioni di carattere personale che puntualmente sono oggetto di questa regolazione. E grazie. Grazie al consigliere Federico. Possiamo, chiamiamo il sindaco perché siamo in votazione. Grazie. Consigliere Mazzina, anche che non vedo.
Voti favorevoli? L'unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del deliberato. Unanimità. Alle ore 12:14 il Consiglio Comunale si dichiara chiuso. Grazie.